Tutto pronto per il quarto appuntamento della Race Attack 600 con il Pole Man, Simone Cappadina, suo fianco Lorenzo Bocca e poi Alberto Vettella. Una delle competizioni più interessanti e più appassionanti, con Cappadini che non ha quasi mai sbagliato e che ha l'occasione, perché no, di chiuderla. E allora a tra poco per l'inizio della Race Attack 600, adesso le interviste pre-gara e poi gara 1 Race Attack 600. Andrea Ranzani, è questa forse la tua prima Varano? Come hai trovato questa pista? No, la pista mi piace, è bella, bella agile per quello che sono i miei canoni. E vediamo di fare bene anche sta domenica. Il tuo intendimento appunto per la gara, visto che questa è la prima di due manche che andrai a disputare? Se riusciamo a fare qualcosa di buono nei rookie, tutto di guadagnato. Va sempre bene. Perfetto. Cristian Pocobello, ormai sei un abitué del centro gruppo con sempre l'intendimento di fare delle gare d'attacco. Sì, assolutamente. Proviamo come sempre. Varano non mi va a genio, l'ho detto mille volte, però secondo me c'è ancora un pochino di margine di miglioramento. Stefano Cappelli, volevi arrivare a Varano da protagonista, la posizione di partenza non è male. No, non è affatto male, finalmente sono riuscito a ritornare sui tempi che avevo fatto gli anni scorsi, a vedere un 11 più volte, quindi dai, sono già contento. Il mio tallone d'Achille rimane sempre la partenza, quindi speriamo sto giro di azzeccarla, di fare meglio di Magione. Matteo Cristini, una posizione di partenza dalla quale attaccare la zona podio. Sì, speriamo di farlo subito, attaccarci subito al gruppetto dei primi che vanno forte e dobbiamo stargli attaccati. William Benedet, sei in una posizione dalla quale attaccare la zona podio? Sì, infatti spero di divertirmi come sempre e fare delle gare in rimonta che piacciono tanto a me e al pubblico e quindi tanto divertimento. Lorenzo Vock, di ritorno nella Race Attack, il tuo primo amore a cui hai dovuto tornare un po' per forza. Già, aspettiamo l'R1 che sarà pronta per la tappa di Cremona, intanto piuttosto che stare fermi ci divertiamo un po' qui, torniamo un po' alle origini. E cerchiamo di sparigliare le carte in questa lotta per il titolo. Insomma, dimostriamo ai nuovi arrivati che anche i vecchi non scherzano. Simone Campanini pronto per questa ultima battaglia per cercare di portare a casa questo titolo di categoria? Certo, facciamo il massimo, siamo qua apposta, vediamo di partire bene e arrivare dove parto. Mattia Mangili, da centro gruppo con il proposito di attaccare. Diciamo che è partito un weekend non molto bene, è solo che migliorare adesso. Diciamo che con la caduta di Magione, la caduta che ho fatto ieri in qualifica, ho resettato un po' la testa e adesso punto a fare una buona gara, ma cercando di liberare la testa il più possibile. Sei pronto? Sei tornato su una pista che ti piace e sei pronto a dare battaglia? Io sono pronto, però sono 4 mesi che non monto su, dalla prima gara faccio la gara adesso, penso di far bene, migliorarmi, ecco. Pronto per quanto concerne la partenza della Race Attack, eccoli qui, via partiti il Poleman Campanini, Vock e Bettella. Vock, lo ricordiamo, una new entry per quanto riguarda questa competizione, non poteva gareggiare nella sua, e allora wild card in Race Attack 600. Buono lo spunto di Bettella, qualche dritto, Vock davanti, Bettella si era messo davanti, Vock lo ha scavalcato. Allora Vock, Bettella, Campanini con un Benedet decisamente attardato, un po' più alle spalle anche Vignati, non una grande partenza. Cristini ha avuto un deciso spunto interessante, eccolo qua Simone Campanini subito a cercare di riprendere quelli davanti, con Campanini che ha qualche vantaggio per quanto riguarda la classifica. Beh, ha avuto davvero uno spunto non proprio brillante. Bettella prova ad infilare subito Lorenzo Vock e ci riesce. Bettella davanti a Vock,
con Vok che cerca di inseguirlo. Lo sappiamo, Bettella è uno stratega interessantissimo per quanto riguarda le partenze. Vignati davanti a Campanini, mamma mia che frattura su Benedet, che potrebbe davvero collassare già in questa gara 1 e potrebbe dire addio a qualsiasi sogno di gloria per quanto concerne la vittoria finale. Cristini in quinta posizione, è una partenza sparagnina per quanto riguarda qualche pilota, è una partenza decisamente negativa per quanto riguarda qualche altro. Mamma mia, Vok addirittura va a toccare, a lambire la sabbietta fuori, e però lo sappiamo, è una gara al meglio degli 8 giri. Occhio, perché la posizione di Vok è una posizione che non compete ad alcuni piloti, essendo lui una wild card, e potrebbe iniziare qualcuno a farsi qualche calcolo. Ripeto, Simone Campanini ad esempio può pensare di fare qualche calcolo, perché Vok in questo momento è fuori competizione, fuori classifica. Beh, intanto non propriamente bene, ma ce l'aveva detto, non era particolarmente entusiasta del weekend, non era particolarmente contento di quello che stava succedendo, e sta confermando quanto di poco buono ha fatto in competizione. Intanto andiamo a vedere, ad indugiare con le immagini, con Bettella che cerca di gettarsi all'inseguimento di Vok, che ha avuto uno spunto interessante. Cristian Pocobello indugia intanto nella sua lotta nell'intermezzo. Bettella, Vok, Vignati, Campanini, con Campanini che scavalca Vignati e si mette in terza posizione all'inseguimento di Vok e di Bettella, all'inseguimento di quella che è una posizione importante. Mangili intanto sta lottando nelle posizioni di mezzo, dritto da parte di Mangili, che si trova alla curva 1 costretto ad accompagnarsi in maniera però attenta e scrupolosa fuori dal circuito. Campanini, ricordiamo che siamo a Varano, 2350 metri di percorrenza, Riccardo Paletti. Campanini sta iniziando ad avvicinarsi a Vok, in questo momento Campanini sarebbe secondo, anche e soprattutto in virtù del fatto che Vok si trova sì in seconda posizione, ma una wild card. Campanini lo attacca, non gliene frega niente, e allora Campanini si mette davanti a Vok. Vediamo se Vok prova a rispondere quando tra un po' ci troviamo al ferro di cavallo, un po' quel curvone che immette prima della chicane. No, Vok desiste, e allora Bettella Campanini. Intanto qua alle spalle andiamo un po' ad indugiare su quelli che sono i piloti che accompagnano, con Ranzani, che l'abbiamo visto sta cercando in qualche maniera di rientrare, con Cristini in quinta posizione, con un Benedet in sesta posizione, anonima, che non è quasi mai stato competitivo sino ad ora, e che molto brevemente, difficilmente, riuscirà a rientrare in quella gara competizione, che almeno per quanto riguarda questa gara 1 della Race Attack 600 non lo vede minimamente protagonista, anzi deve tenere alle spalle il tentativo di Bassi di rientrare. Ma occhio a Campanini, che adesso sta iniziando davvero a serrare le fila, si è messo alle spalle di Bettella. Campanini vuole in tutte le maniere probabilmente già chiudere il discorso Race Attack 600 per quanto riguarda la classifica di competizione sin da subito. È difficile, perché è difficile, ma è una situazione particolare. Guardate Benedet, che fatica per oggi, per William Benedet con la sua numero 6, tenere a bada anche Bassi, e è una situazione davvero complicata, è una situazione davvero interessante lì davanti, perché il quartetto Cetra non si è mai mosso, sì si sono un po' dinoccolate alcune posizioni per quanto riguarda qualcuno di loro. E intanto altro passaggio, Vok terzo, davanti Bettella, Campanini, Vok e poi Vignati, con Vignati che in qualche maniera vorrebbe provare a rientrare. Ricordiamo che Vignati ha avuto dei problemi in quel di Magione che non gli hanno permesso praticamente di competere mai, e si è praticamente autoescluso dalla vittoria finale della Race Attack 600. 8 giri al Cardiopalma, siamo praticamente a metà di quella che è una gara sempre spettacolare. Noi lo ricordiamo sempre, la Race Attack è quella categoria che unisce l'amatorialità e la professionalità, quella professionalità che William Benedet ha sempre dimostrato di avere, ma che quest'oggi davvero, davvero sembra mancare, con alle spalle Bassi che sta cercando addirittura di serrare le fila per provare a scavalcarlo. Cristini in quinta posizione, non sta facendo da tappo assolutamente a nessuno, si è messo lì Maurizio Morselli, tornato in quel di Varano, partiva dalla 20ª posizione, è riuscito in qualche maniera a scalzare qualche pilota e a mettersi in una posizione di comodo in 17ª, mentre Simone Campanini è adesso col fiato sul collo totalmente di Alberto Bettella, e Bettella qua dovrebbe sperare di rimanere primo sia qui
che in gara 2, sperando in un errore di Campanini, cosa che non ha mai fatto Campanini, non c'è più Vignati, non c'è più Vignati, Campanini all'attacco di Bettella, non c'è più Vignati, probabilmente un ritiro per lui, e allora occhio perché lì davanti potrebbe cambiare qualcosa, se non ho visto male, sì, Campanini è infilato, Bettella, ma Campanini non ci stava, vuole la vittoria, vuole consolidare la sua leadership sul campo. Campanini, Bettella, Voc, Cristini, Benedet, queste le prime 5, con un Voc che dal canto suo farebbe un po' la comparsa, dal momento che è una wild card, ma sarebbe una vittoria pesantissima per Campanini, al di là dei punti, perché metterebbe davvero forse fine alle ostilità per quanto concerne la vittoria finale, con Bassi alle spalle di Benedet che sta provando a rientrare, con Bettella sempre alle spalle, con Voc che ha un po' desistito, un po' mollato, però si è detto molto contento, molto felice di competere, di partecipare in quella che è una, è sempre stata un po', diciamo, la sua categoria di riferimento, la Race Attack 1000, in realtà non è la Stack 600, abbiamo visto in precedenza Vignati accostato con la sua moto, il ritiro di Vignati gli costa molto, probabilmente la parola fine nella vittoria finale, ma qui Campanini sta mettendo un deciso punto e virgola, forse un punto esclamativo alla vittoria finale nella Race Attack, con Voc addirittura si fa molto forte alle spalle di Bettella, prova quasi addirittura ad attaccarlo, e davanti Campanini prende quel gap, quel margine che potrebbe consentirgli addirittura di dare ulteriore stimolo, ulteriore importante presa per quanto concerne la sua gara. Campanini vola, Campanini c'è e sta creando un gap importante, 7 decimi su Bettella, tanto Morselli inquadrato in lotta totale nelle posizioni finali con Oriani, Ferrari, vediamo quello che riesce a fare Morselli, se riesce a portare a compimento il sorpasso. Voc si è avvicinato tanto a Bettella, forse più vicino Voc a Bettella di quanto non lo sia Bettella a Campanini, anche perché ormai manca veramente poco al termine di una gara estremamente competitiva che ha perso Vignati nella parte iniziale, altro passaggio, penultimo passaggio, con Campanini che continua a guadagnare su Bettella, con Voc alle spalle che si fa vedere disegnando una traiettoria diversa da Bettella per quanto concerne la fase iniziale della prima curva, e vediamo adesso come compaiono, se compaiono, non si vedono neanche più Cristini e Benedet & Co, con Benedet che stava provando a guadagnare su Cristini almeno per prendersi la posizione, una posizione importante che sarebbe, vorrebbe dire terza, sì, lo ha preso Benedet a un passo da Cristini, Campanini però davanti sta scappando, a questo punto si sta costruendo quella che è una vittoria enorme, importante, di un peso specifico straordinario, sarebbe davvero come mettere quasi una pietra filosofale a quelle che sono le volontà, le velleità di chi lo sta inseguendo, di un Alberto Bettella che ci ha sempre creduto, di un Alberto Bettella che è andato forte in quel di Varano, ma che non è riuscito in questo caso a tenere almeno per ora la prima posizione, con Simone Campanini che è scappato, con Simone Campanini che sta affrontando in maniera importante la chicane, che dice Simone Campanini vince gara 1 della Race Attack 600, secondo Bettella, esulta in maniera pesante, Voc terzo, alle spalle Cristini, Benedet, Cristini davanti a Benedet, questo dice gara 1 della Race Attack 600, una gara 1 pesantissima, importantissima, che vede la vittoria di Simone Campanini, che mette un'altra pietra filosofale sulla vittoria finale di questa competizione. Vince Simone Campanini, secondo Alberto Bettella, terzo Super Lorenzo Voc, una wild card, quarto Cristini, quinto William Bennett, ripeto, ribadisco, la posizione di Voc non andrà ad inficiare sul campionato perché è una wild card, e allora in realtà è Campanini, Bettella, Cristini, con Bennett quarto e un Vignati purtroppo costretto ad una resa prematura, Benedet praticamente abbandona qualsiasi velleità di vittoria del torneo, Campanini è ad un passo dal vincere la Race Attack 600, complimenti a lui, complimenti per la vittoria di questa gara 1, lo ripeto e lo ribadisco, vince Simone Campanini, secondo Alberto Bettella, terzo Lorenzo Voc, in realtà per le statistiche terzo, cioè Super Cristini.